sospende la partita e al termine scopre di essere stata abbandonata nello stadio chiuso. Brutta avventura per una donna arbitro a Darfur. Verso il silenzio elettorale di domani, le ultime voci di una campagna elettorale breve ma intensa. Domenica e lunedì si vota. Dopo 2 anni di stop torna finalmente l'attesissima fiera di San Faustino a Brescia, 602 bancarelle da tutta Italia. Non è una partita come tutte le altre, quella fra N Brescia e Prorecco, domani la grande classica della pallanuoto italiana. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile. Il market timing perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. La legge sul giorno del ricordo ha avuto il merito di muovere definitivamente la cortina di indifferenza e persino di ostilità che per troppi anni ha avvolto le vicende legate alle violenze contro le popolazioni italiane vittime della repressione comunista. Le prevaricazioni, gli eccidi, l'esodo forzato degli italiani dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia costituiscono parte integrante della storia del nostro Paese e dell'Europa. Alle vittime di quelle sopraffazioni, ai profughi, ai loro familiari, rivolgiamo oggi un ricordo commosso e partecipe. Le loro sofferenze non dovranno, non potranno essere mai sottovalutate o accantonate. Troveranno corrispondenza, rispetto e solidarietà a seconda di quanto saremo in grado di proseguire sulla strada di pace, di amicizia, di difesa della democrazia e dei diritti umani, intrapresa con l'approvazione della Costituzione repubblicana, con la scelta occidentale ed europea, con la costante politica per il dialogo, la comprensione, la collaborazione tra i popoli. Buonasera, dalla redazione di Elive abbiamo voluto aprire questa edizione sera del telegiornale con un piccolissimo estratto, giusto pochi secondi, dell'intervento di questa mattina del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del giorno del ricordo. Iniziamo ora con le altre notizie, andiamo molto spediti perché sono davvero tante questa sera. Partiamo con la cronaca, una bruttissima storia che arriva da Darfur, dove un arbitro, una ragazza che stava arbitrando una partita di Under 19 si è vista costretta a sospendere la partita per una maxi rissa e poi è stata, pensate, dimenticata e chiusa all'interno dello stadio. Bruttissima avventura che nulla ha a che fare con lo sport per una donna arbitro che è stata chiusa e abbandonata all'interno dello stadio al termine di una partita under 19 fra Darfur Boario e Carpenedolo, partita che non è mai arrivata al termine perché al 26esimo minuto del secondo tempo è scoppiata una violenta rissa in campo e l'arbitro si è visto costretto a sospenderla in via definitiva. Nel referto si parla di spinte e botte per diversi minuti, non solo fra la quasi totalità dei calciatori, ma anche dei dirigenti. A ciò si è unita un'invasione di campo da parte dei tifosi ospiti, i quali però non hanno fortunatamente iniziato a menar le mani. In questo parapiglia violento e generale, la direttrice di gara non ha potuto far altro che fermare l'incontro, anche perché avrebbe dovuto espellere quasi tutti i giocatori. Nel percorso fra il campo e gli spogliatoi, la ragazza è stata circondata dai tesserati che protestavano platealmente contro la sua decisione. Rientrata piangente nello spogliatoio senza che alcuno si curasse della sua persona, poteva svolgere le incombenze di fine gara, si legge nel referto ufficiale del match. Peccato che al termine, quando poi l'arbitro usciva dallo spogliatoio per lasciare l'impianto sportivo, non trovando nessuno, si rendeva quindi conto di essere stata abbandonata e chiusa all'interno dell'impianto. Il giudice sportivo ha deliberato la sconfitta a tavolino e una multa di 200 euro per entrambe le squadre bresciane. Due dirigenti, venuti alle mani, sono stati inibiti e il Darfur si è visto notificare altri 100 euro di multa per non aver assistito a dovere il povero arbitro.
Ora un'amplissima pagina politica, sono le ultime ore in cui i candidati delle varie liste per le elezioni regionali di domenica e lunedì possono ancora parlare, possono ancora fare promozione, in buona sostanza campagna elettorale. Da mezzanotte infatti scatta il consueto silenzio elettorale. Allora facciamo una rapida ma completa carrellata delle varie chiusure di campagna elettorale, lo facciamo partendo dal centro-sinistra, Partito Democratico, ieri serata al Teatro d'Ermast, ospite d'onore il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha parlato di una sorta di sindrome di Stoccolma in Lombardia. Scopriamo perché. Sindaco, questa campagna elettorale si chiude ed è una campagna elettorale, dobbiamo dirlo, non facile per il centro-sinistra. No, non è facile perché non è un momento facile per noi, indubbiamente è così. C'è da sperare però che emergano il valore delle persone, dei candidati e non solo dei due candidati precedenti. E c'è da sperare che la gente, i cittadini, i votanti, consapevolizzino come la Regione Lombardia sta andando indietro. Sono dati tecnici, le classifiche relativamente alla qualità dei servizi lo dicono. Diceva giustamente l'amico del Bono, c'è un rischio di un po' da sindrome di Stoccolma, no? Ti lamenti, dici che niente va, dici che il treno non arriva, dici che l'autobus non arriva, dici che devi fare un anno di coda per avere una visita e poi continui a votare. Sarebbe il momento di cambiare. Ma voi vi siete chiesti perché allora? Perché è una situazione un po' radicata, perché chi ha governato è sempre che è stata capace di lavorare sui territori, favorire alcuni territori, favorire i comuni a loro vicini. Per cui così è stato. È chiaro che non, ciò non vuol dire che noi non le abbiamo le nostre colpe, le abbiamo. È un po' un trend universale, le città, le grandi città in particolare vanno a sinistra e i territori vanno a destra, sobillate un po' dalle paure, però bisogna lottare. Dal Partito Democratico a Forza Italia con l'appello al voto del commissario provinciale Adriano Paroli, la chiusura della campagna elettorale del candidato consigliere Gabriele Barucco. Un appello al voto. Perché Forza Italia è affidabilità, Forza Italia è serietà, è stata la fondatrice del centrodestra in Italia e in Lombardia e i risultati che la Regione Lombardia ha raggiunto in questi quasi 30 anni di governo della Regione Lombardia, che ci apprestiamo a rigovernare, e Forza Italia è stata centrale, è stata il perno dell'affidamento che i cittadini hanno messo negli amministratori regionali. Ecco, quindi chiediamo di poter essere ancora protagonisti, quindi di avere l'aiuto da parte dei cittadini che consapevolmente possano confermare un voto a Forza Italia, una fiducia a Forza Italia, e noi saremo ancora al centro del lavoro della Regione Lombardia e in grado di dare continuamente alla Regione Lombardia, ma in particolare alla provincia di Brescia, quelle risposte che i cittadini si aspettano. Siamo un gruppo di amici, siamo un gruppo di persone che ha nel proprio DNA il fatto di volersi bene, il fatto di rispettarsi e il fatto di condividere un percorso. E il percorso è quello della buona politica. Noi ci siamo candidati 5 anni fa, quasi per sbaglio, quasi per scherzo, ma abbiamo costruito un gruppo veramente di persone. Io parto sempre citando le tante visite aziendali che abbiamo fatto, ma perché la Lombardia è questo, è la piccola, la media, la grande impresa, è sudore, sacrificio ed è tenacia, ed è questo che contraddistingue anche i valori di questo gruppo. È stata una campagna emozionante, entusiasmante, e chiudiamo con uno spiedo che rispecchia i nostri valori e le nostre tradizioni bresciane. Tra 2 giorni andremo al voto, abbiamo fatto il possibile, abbiamo onorato questo mandato elettorale di questi 5 anni e ci candidiamo anche con lo spirito di rimanere per altri 5 anni in Regione Lombardia. Tra i temi c'è il turismo ultimamente, che sta occupando le sue giornate dopo l'esperienza da sottosegretario con delega agli esteri. Diciamo che noi a Milano abbiamo il più grande corpo consolare del mondo, questo ci fa pensare che i prossimi anni debbano essere anni dove andremo ad investire sulla tematica del turismo. Il turismo significa attrarre capitali,
verso il nostro paese, verso la nostra regione. Più capitali entrano nella nostra regione, più ricchezza c'è sui nostri territori. La Lega la campagna elettorale la chiuderà questa sera per quanto riguarda Brescia, all'auditorium della Camera di Commercio con il segretario Matteo Salvini e il candidato Attilio Fontana. Per quanto riguarda invece uno dei candidati nella lista bresciana, Davide Caparini, questo ultimo atto di campagna c'è stato nei giorni scorsi. Caparini, chiusura di campagna elettorale con spiedo, polenta e formaggi rigorosamente comuni. È inevitabile, dobbiamo per forza valorizzare le nostre bellezze anche enogastronomiche, perché anche il vino è camuno. Quindi... Come è andata questa campagna? Bene, 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 tanto entusiasmo, tante persone che hanno capito quello che vogliamo fare, ovvero valorizzare le nostre comunità che ci supportano. Tanti sono scesi al nostro fianco e ci hanno aiutato in questa opera anche di divulgazione del fatto che ci sono le elezioni regionali, perché purtroppo molti non lo sapevano. Abbiamo spiegato che c'erano e perché andare a votare, ovvero per avere una regione sempre al loro fianco, una regione che costruisca insieme a loro il futuro. Impegni per il prossimo mandato? Sicuramente la sanità che deve essere affrontata di petto. C'è bisogno di pagare di più e meglio i nostri operatori sanitari, che siano medici, infermieri, tecnici. C'è anche bisogno di reclutarli. Il problema delle tante persone che sono andate in pensione bisogna risolverlo. Il 55% dei medici supera i 55 anni ed è prossimo alla pensione. Non c'è ricambio e questo è un grossissimo problema che dobbiamo affrontare insieme al governo. E dopodiché c'è il nodo dei trasporti pubblici locali, il diritto alla mobilità, ultimo, dulcis in fundo, direbbero i latini, bisogna affrontare il tema dell'aumento dei costi, sia quelli energetici, ma non solo. Insomma, bisogna fare tante cose. La campagna di Fratelli d'Italia si è chiusa ieri sera, OK School in città, in questo caso ospite d'onore il ministro Santanchè. Ministro, si chiude la campagna elettorale in Lombardia, qual è l'obiettivo di Fratelli d'Italia? L'obiettivo di Fratelli d'Italia è di aver convinto tanti lombardi a votarci, perché con noi hanno garanzia che di quello che diciamo poi facciamo, e quindi di avere un apporto importante all'interno della regione, di fare una forte squadra insieme ai nostri alleati, Forza Italia e la Lega. Noi non vogliamo crescere a discapito loro, ma vogliamo crescere tutti insieme per avere la forza di governare al meglio che si possa fare, per dare risposta alle istanze e ai bisogni delle famiglie, delle imprese, che qua le cose ancora da fare sono tante. E ci sarà il presidente Fontana e poi ci sarà una squadra di giunta, dove ovviamente dipenderà dal risultato elettorale, ma credo che la pattuglia degli assessori di Fratelli d'Italia sia una pattuglia cospicua. Ai nostri microfoni il ministro Santanchè si è sbilanciato anche su un altro appuntamento importantissimo elettorale di questo 2023. Stiamo parlando delle amministrative, che ovviamente riguarderanno anche il capoluogo, anche Brescia, come da tempo ormai vi ricordiamo. Se Rolfi ormai già da diverse settimane ha fatto il suo passo in avanti, in realtà la Santanchè non pone ancora il suo timbro, il suo ok definitivo. Ma su quanto riguarda Brescia come coordinatore regionale nulla è stato deciso. Io ho sempre detto prima facciamo le elezioni regionali e poi parleremo di Brescia. Su Brescia io non mi sono mai seduta a nessun tavolo dove ho detto che il candidato sindaco è Rolfi. Voi avreste i vostri nomi? Certo, noi abbiamo una classe dirigente, abbiamo i nomi per esprimere il candidato sindaco a Brescia, ne parleremo. Cioè non è che qualcuno deve pensare che è sindaco a discapito della coalizione, non è il nostro modo di essere. Sì, non è che uno si decide che è il sindaco prima di sentire i partiti. Poi magari io le dico, Rolfi è una bravissima persona, una persona sicuramente capace, non ho nulla di personale, io parlo del metodo. Oggi mi chiedete, Rolfi è il candidato di Brescia? No, non mi risulta.
Rimanendo sempre in quello che è il tema di Loggia 2023, le comunali per il capoluogo, in questa giornata una cinquantina, oltre 50 nomi affiliati al PD cittadino, fra big oppure semplici militanti, hanno scritto una lettera alla segreteria e all'assemblea cittadina che lunedì sceglierà il vice sindaco o candidato sindaco da affiancare a Laura Castelletti. Lo sappiamo, la sfida è fra Mucchetti e Manzoni, e questi 50 firmatari preferirebbero Manzoni. Ci sono una cinquantina di nomi, in calce una lunga lettera aperta indirizzata al PD cittadino e in particolare alla segreteria. Fra questi nomi ne troviamo anche di pesanti come Paolo Corsini, Claudio Bragaglio, Roberto Cammarata, Paolo Apostoli, solo per citarne alcuni. Il tema è quello delle elezioni comunali per Brescia e in particolare la difficile scelta da parte dei Dem di un vice per affiancare la candidata del centro-sinistra Laura Castelletti. In lizza, come ben sappiamo, ci sono i due che aspiravano in origine a quest'ultima posizione, Walter Mucchetti e Federico Manzoni. Questi, oltre 50 firmatari, rivolgono un appello al PD, fanno una scelta propendendo per uno dei due, argomentandone le motivazioni, scelta che è ricaduta su Manzoni. Il tandem che si presenta agli elettori deve dare l'immagine e la garanzia della pluralità delle culture politiche laica e cattolica, scrivono. Per questo ci permettiamo di sostenere che la figura che oggi meglio garantisce questa esigenza è, a nostro avviso, quella di Federico Manzoni. La scelta, nonostante i dubbi espressi da Manzoni pochi giorni fa, sarà presa in assemblea cittadina lunedì sera, quando al centro dell'attenzione ci sarà il risultato del voto regionale. E vedremo se lunedì sera, nella nostra lunga diretta dedicata al voto regionale, ecco, riusciremo anche a darvi in diretta appunto quello che è il nome, quello che sarà il nome prescelto dal Partito Democratico di Brescia. E ora ritroviamo l'assessore Manzoni nella sua veste appunto più istituzionale che politica per una bella notizia, quella del ritorno dopo due anni di stop a causa della pandemia della fiera di San Faustino. Oggi sono stati comunicati un po' di dettagli, ben 602 bancarelle da tutta Italia e anche dall'estero. Noi abbiamo 202 agenti tra agenti ufficiali che si alterneranno ovviamente già dalla sera del 14 per tutta la notte e per ovviamente tutto il giorno del 15 fino a tarda sera, e saranno dislocati su tutto il perimetro, su tutta diciamo, l'area della manifestazione. E, inizieremo appunto già la notte, perché dovremo chiudere tutta una serie di vie con dei presidi, con delle barriere di sicurezza, quindi New Jersey, Fioriere, eccetera, e dovremo liberare ovviamente l'area, che dovrà essere completamente sgrombra. Tra l'una di notte e le sei del mattino entreranno poi gli ambulanti, che andranno a collocarsi nelle loro postazioni già stabilite, quindi faremo assistenza su questo versante. Abbiamo individuato anche tutta una serie di vie di fuga per gli eventuali esodi che dovessero rendersi necessari durante la giornata, quindi un imponente servizio programmato che è frutto di una esperienza ovviamente degli anni passati, ma anche di una serie di collaborazioni con vari settori, vari uffici del Comune. San Faustino ritorna, e questa volta ritorna come sempre l'abbiamo conosciuto. Assolutamente sì, i bresciani ormai da diversi anni si sono abituati a raggiungere con la metropolitana la Fiera di San Faustino, dal 2014 che la utilizzano. Nelle edizioni precedenti avevamo raggiunto tra i 100 e 150 mila passeggeri al giorno, quindi un dato di tutto rispetto. Proprio per questo motivo anche il cantiere del nuovo parcheggio del Prealpino, che partirà a breve, è stato calendarizzato proprio dopo la Fiera di San Faustino, in modo tale che sia pienamente fruibile quello spazio in occasione della giornata di festa. E come ormai da tradizione siamo pronti a far fronte a eventuali picchi di domanda con un incremento delle frequenze, dei treni in servizio, eccetera. Quindi da questo punto di vista raccomandiamo questa come la strada principale per raggiungere la fiera, ma ormai i bresciani lo sanno che è il modo più comodo, semplice e veloce per farlo. Questa è tutta la parte logistica, i dettagli relativi appunto alla Fiera di San Faustino li trovate nell'articolo dedicato sul nostro sito internet. Brevissimo stop ora, ma rimanete con noi per lo sport. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.
Riconoscimento Speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Ben ritrovati, pagina sportiva questa sera dedicata interamente alla pallanuoto AN Brescia. Perché? Perché domani c'è una partita di campionato che però non è come tutte le altre, la sfida delle sfide, così l'abbiamo chiamata. L'avversario di giornata infatti Recco, si giocherà anche in Liguria, quindi doppiamente difficile questa sfida. Punta Sant'Anna, allora presentiamola un po'. È di nuovo giunto il momento della sfida delle sfide, lo scontro più importante della pallanuoto italiana. Da una parte la squadra che finora le ha vinte tutte, dall'altra quella che ne ha persa soltanto una, proprio contro la prima in classifica. Sabato alle 15 torna l'eterna sfida fra Pro Recco e AN Brescia. I Leoni affrontano i campioni d'Italia nella loro tana, la Piscina Ferro di Punta Sant'Anna, forti delle grandiose prestazioni contro Marsiglia in Champions e contro Bogliasco in campionato. L'apice di un tour de force in cui i Leoni hanno dato il meglio, dimostrando di entrare nelle partite con la testa giusta. Non è una partita normale, si sa, è un nuovo capitolo di un'eterna rivalità in cui purtroppo Brescia spesso ha dovuto soccombere. Le soddisfazioni però storicamente non mancano e non mancheranno anche nel futuro. Contro la formazione di Sukno, l'asticella si alzerà di molto rispetto ai match dei giorni scorsi. Presciutti e compagni promettono quindi di affrontare l'impegno con la massima concentrazione e determinazione. No, sicuramente è una partita più importante della stagione perché ci giochiamo il primo posto in regular season, siamo pronti, sono una battaglia, loro sono una squadra fortissima, però siamo concentrati perché ci sarà anche la Coppa Italia, quindi dobbiamo fare bene. E fra l'altro quasi in contemporanea, in realtà la partita inizierà un'ora prima, ci sarà anche il Brescia Calcio, prima sfida di Possanzini in panchina, seguitela ovviamente con noi, diretta stadio, a partire dalle 13.30. Nel frattempo questa edizione del quotidiano si conclude qui, ma io vi ricordo che tutte le notizie le trovate in continuo aggiornamento qua sul nostro sito internet www.brescia.tv, sul quale trovate anche la diretta in streaming di Live in questo piccolo box e i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram, e Live Brescia News e The Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi anche in questa edizione sera, a telegiornale che torna come sempre domani dalle 12.30. Nel frattempo non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e a presto.